In altre parole. Psicanalista, scrittrice e insegnante Laura Pigozzi è con noi da lunedì per commentare l'attualità e le do quindi anche oggi il benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dunque, negli scorsi giorni abbiamo affrontato vari temi e uno di questi è stato quello della maternità o anche del desiderio di non maternità. Ci siamo concentrate quindi su un tema che lei ha ampiamente trattato anche con la pubblicazione di libri, un argomento femminile. Scusatemi. Noi oggi vorremmo però parlare della figura maschile di fronte ai figli, quindi la figura del padre, e prendiamo un po' spunto anche da un tema che è molto attuale in Svizzera, ovvero quello del congedo paternità. I padri infatti potranno beneficiare di un permesso di paternità di 10 giorni a partire dal 2021. C'era stata un'iniziativa popolare per un congedo ragionevole, hanno annunciato a fine settembre la decisione di ritirare quella che era la loro proposta iniziale, ovvero richiedere una licenza di 4 settimane, dunque 20 giorni per i neopapà. C'è stato un controprogetto elaborato dal Parlamento che proponeva 10 giorni e quindi hanno deciso di accettare questo controprogetto. Dopo l'accettazione della nuova norma da parte dell'Assemblea federale dello scorso 27 settembre, l'associazione aveva 10 giorni per decidere cosa fare. Ora, con il ritiro del suo testo, in assenza di un referendum, questa nuova normativa entrerà in vigore al più tardi il 1 gennaio 2021. Ci voleva un po' di spiegazione, ecco. Il tema quindi è molto attuale. Chiederei a Laura Pigozzi: la figura paterna viene citata molto meno di quella della madre, forse anche analizzata meno? Sì, in effetti è una narrazione sociale sui padri che è abbastanza terrificante, nel senso che quando c'è è piuttosto brutta. Le faccio un esempio sulla festa dell'ultima festa del papà, quindi marzo di quest'anno. Una nota catena di libri, una nota catena casa editrice e catena di distribuzione di libri, fa questo grande manifesto con scritto festa del papà meno 15% su una selezione di libri fino al 19 marzo. Poi c'è la figura del papà con barba, baffi, quindi insomma un papà comunque maschile, no? Che tiene in braccio il piccolino e se lo sta caricando sulle spalle, classico gesto del papà, e la vignetta del piccolino è: io comunque preferisco la mamma. Ora, capisce che questa è terrificante, cioè se ne parla così. Sempre festa del papà di quest'anno, uno store di abbigliamento per bambini, ma esce con un manifesto enorme in cui si vede il bambino, si vede di schiena il papà che sta per cambiare il pannolino e la dicitura dice: toh, ecco il tizio che mi cambia una volta al mese. Allora, poi, per non parlare dei libri di testo scolastici, dove ci sono da una parte la supermamma che fa tutto, è perfetta, eccetera, dall'altra il nostro paparone che è un tiratardi, che sta al computer, che sta davanti alla tele, che arriva tardi a tavola, cioè effettivamente c'è una narrazione un po' tremenda. Questi sono tre esempi, sì, esistenti, insomma. E da dove, no, arriva questa narrazione che ci dà uno stereotipo di padre che sembra assente fondamentalmente? Ma dunque, arriva da lontano, diciamo che arriva un po', non voglio ripetere anche delle cose che ho già detto, ma è chiaro che in un'epoca di plus materno, dove c'è la valorizzazione della figura femminile, materna, la figura paterna è in secondo piano. E inoltre i padri che sono presenti nelle famiglie purtroppo non hanno una loro identità separata da quella della madre. Spesso scimmiottano le madri, li vediamo a fare anche loro un po' i mammi, no? Ma questa non è la figura del padre. Il padre deve avere un suo stile. Allora, dato che il padre è evaporato, ma secondo me la mia formula è che il padre è evaporato, come dice Jacques Lacan,
perché la sua donna è evaporata, cioè la donna è evaporata nella madre. Io ascolto tantissime coppie che dopo la nascita del primo figlio non hanno più un eros, cioè non c'è più la coppia, ma senza la coppia non esistono bambini, perché i bambini diventano poi la vera coppia, quelli che fanno coppia con la madre, e questo con grande perturbazione anche del loro sviluppo. Quindi io, insomma, cosa dico? Dico che dato che è stato esautorato, si è smarrito, a volte si è anche assentificato perché non c'è una narrazione sociale che gli dà un ruolo, quindi che cosa può fare il padre? Secondo me può ripartire dal suo corpo. Il corpo nell'uomo, nell'umanità non è mai solo tale, ma è sempre anche uno stile inconscio. Perché noi parliamo tantissimo del corpo della madre, ma non parliamo mai del corpo del padre. Per esempio, prendiamo le mani del padre, no? Le mani del padre che costruiscono, aggiustano. Prendiamo la voce del padre, che è diversa dalla voce della madre. Le mani del padre cambiano il bambino in un altro modo e spesso non sono libere di cambiarlo come vogliono, perché c'è sempre una figura femminile che dice come cambiare il bambino. Ci possono essere modi diversi, stili diversi. Quindi anche se diciamo c'è un po' questo essere del padre un po' sotto tutela femminile quando c'è materna, quando c'è di mezzo un bambino. Però pensiamo proprio anche alla sua voce, le espressioni del viso, l'odore che resta nelle cose anche quando non c'è. Io ricordo un bellissimo discorso funebre di una ragazza che del padre diceva: sono stata sulla sua scrivania tra le sue cose per sentire il suo odore, quindi cosa bellissima. Quindi il padre, è chiaro che non c'è più il padre patriarca e questo non ci siamo che liberati e siamo tutti contenti, però quindi non c'è un padre, quindi non c'è più padre, un padre esageratamente fallico, no? Sempre per usare le nostre parolacce psicanalitiche, però non si può neanche scimmiottare la plus madre. No, E certo. quindi c'è un padre che deve stare in un posto in cui, in un certo senso, non è appunto il patriarca, accetta la frustrazione che per tutti c'è e che nasce dall'incontro con la realtà, prova a trasmettere una misura, una parzializzazione dell'esistenza che è il principio di ogni trasformazione. Quindi la funzione del padre è sia come spazio sociale, sia come lavoro collettivo, ma anche come lavoro di sé, come relazione con l'altro, come posto sociale da cui prendere la parola. Quindi se è vero che al figlio tocca uccidere il padre, e toccherebbe uccidere anche la madre, ma questo è un tabù, comunque a un figlio tocca uccidere i genitori, punto. Però come si parla sempre dell'uccisione del padre, tocca uccidere il padre. Qual è il modo per uccidere il padre? E forse il simbolo del padre è proprio la trasformazione dell'opera con le sue mani operose. Quindi è un po' con il lavoro, trasformando l'opera, la propria. Ci sono molti pazienti, per esempio, che magari hanno avuto dei padri che hanno fatto anche grandi cose e che, o anche non grandi cose, ma che hanno paura di superarlo, no? Col proprio lavoro, con la propria opera. Invece è così che succede il padre, superandolo, autorizzandosi a superarlo. Non c'è in ogni caso anche sostegno da parte poi della politica, forse nel riuscire a creare anche una figura del padre più presente. Parlavamo del congedo paternità, a questo punto Sì. qui in Svizzera si arriva a decidere di avere 10 giorni di congedo, che è comunque un risultato rispetto alla situazione attuale. C'è comunque anche questo aspetto da considerare. Sì, è molto meglio che la situazione italiana, che mi pare sia la metà. Comunque, il congedo paternità è importantissimo e bisogna continuare a battere su questo chiodo. Perché? Perché se una prima epoca la simbiosi madre-bambino è necessaria, però l'introduzione della figura paterna già inizia un primo step di separazione, introduce un principio di separazione che è importantissimo, perché altrimenti noi oggi vediamo nelle famiglie che le coppie non sono più costituite dai due genitori, ma dalla madre con i figli. Allora, è chiaro che il congedo di paternità è una cosa molto buona nella situazione in cui però il padre viene lasciato in autonomia a gestirsi questo
bambino, perché noi a volte trattiamo i padri dei nostri figli come se fossero degli handicappati, no? E quindi Ma c'è. neanche noi nasciamo sapendo come si fanno le cose, quindi lasciamo anche loro. Poi i bambini sono resistentissimi. C'è comunque un po' un'imposizione quindi della figura femminile divenuta madre anche su quelle che sono poi i rapporti del padre con i figli o nella gestione dei figli. Laura A Pigozzi, volte sì, sì. scusi, la stavo No, dico, a volte salutando. sembriamo le suocere delle primipare, no? Quando spieghiamo, cioè, come a noi dà fastidio la nostra suocera che ci spiega, così, insomma, lasciamo che le mani del padre facciano il loro lavoro. Laura Pigozzi, grazie di essere stata con noi anche oggi. Lei ha Grazie accennato al tema della voce, domani affronteremo proprio questo che è un suo campo di lavoro e di interesse. Buona giornata. a voi. Grazie, a domani, buona giornata a tutti.